Ordine Patris e Figlio Spiritus Sanctiamen. Veni Santo Spiritus, ecco tu ancora fidei, e tu le amore signe e signe s'accende, e mitte Spiritum tum et creabuntu, e la distacci e te. Oremus Deus ricorda fidelium Santi Spiritus illustrazione d'opisti, da nobis in eodem Spiritu rete sapere, Deus semper consolazione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Oggi è il quarto anniversario della morte di Benizzi Ferrini, che molti di voi hanno conosciuto. Requiem aeternam donis Domine. Requiem pace. Amen. Mater buoni consigli, sante pie decime, Patris et Filio e Spiritu Sancti. Amen. Do il benvenuto a tutti. A iniziare saluto Don Francesco Ricossa, saluto tutti presenti, tutti i confratelli presenti. Siamo alla 12ª giornata per la legalità sociale. Perché queste giornate? Il nostro istituto, l'Istituto Mater Boni Consigli, cerca di santificare le anime con la celebrazione della messa, con l'amministrazione dei sacramenti. Ogni buon cristiano partecipa alle funzioni non solo per fare atto di presenza, ma appunto per santificarsi con le grazie del Santo Sacrificio e dei sacramenti. Ma poi vi era l'apostolato per la formazione dottrinale e in particolare ci sta a cuore difendere i diritti di nostro Signore Gesù Cristo nella società. Il laicismo, il veleno laicista che tutti noi respiriamo, fa credere che la religione deve essere al limite un fatto personale, privato, cacciandola, eliminandola dalla società. E invece Cristo deve regnare non solo nei cuori delle anime, ma nella società. Cristo re, quindi la società con le sue istituzioni, con la scuola, con l'università, con il mondo del lavoro, la giustizia, in ogni aspetto non può prescindere dalla dottrina, dalla legge di nostro Signore Gesù. Alcuni pensano che per ristabilire un ordine si debba cambiare sistema istituzionale, sistema politico, sistema economico, finanziario o monetario, ma è una illusione se non si cambiano i cuori, se non si convertono i cuori. E certamente queste giornate rientrano per l'appunto in questo nostro apostolato per la formazione, in modo tale che i presenti abbiano gli strumenti per conoscere, analizzare, abbracciare o rifiutare, secondo dei casi, i vari aspetti della società alla luce della legalità sociale di Cristo, che Cristo regni. E quest'anno il tema è un triste anniversario, i 300 anni della setta massonica 1717-2017. Abbiamo come ogni anno Don Francesco Ricossa, che terrà tre lezioni per sviluppare il tema di questo seminario. A cornice del seminario di studi, come vedete, ci sono i banchetti con i libri. Segnalo, a proposito del tema di quest'anno, in particolare dei libri del Centro Librario Sodalizio, il saggio sulla rivoluzione americana, che è un libro estremamente interessante per conoscere i principi della setta, così pure un libro stampato ormai da diversi anni sulla massoneria ebraica dell'Hybrid, e poi i libri, i primi volumi della ristampa della storia sociale della Chiesa di Monsignor Benigni, che permettono di avere davvero una visione esatta della storia alla luce della fede.
vi sarà la prima lezione, tra pochi minuti, le origini e la fondazione della setta, come in ambito della Chiesa i problemi non nascono con Bergoglio, nascono ben prima, con coloro che lo hanno preceduto, così i problemi della società non nascono col 1717, e proprio la lettura della storia sociale della Chiesa di Monsignor Benigni permette di avere questa chiave di interpretazione per notare questo lavoro continuo dei nemici di Cristo. Inizieremo proprio con questa visione storica, l'origine e la fondazione della setta. Vi ringrazio come sempre Don Francesco per la sua disponibilità, per il suo lavoro. I nostri incontri sono fatti appunto non per riempire una sala, ma per permettere ai partecipanti di ricevere un aiuto per la loro anima e per la loro militanza cattolica. Quindi un grande ringraziamento a Don Francesco Ricossa, a cui lascio immediatamente la parola. Grazie a Don Ugo Carandino e tutti i confratelli dell'Istituto Matteboni Consigli, tutti voi che siete venuti fino a qui. Sono sempre piuttosto stupito e imbarazzato nel vedere che vi siete spostati per ascoltare le mie parole, anche se sono profondamente convinto dell'importanza dei temi che noi trattiamo e quindi anche di quello che tratteremo questo giorno. Lo facciamo sulle orme e obbedendo a Leone XIII, il quale nei suoi scritti, nelle sue encicliche, soprattutto leggevo adesso Inimica Vis, che è una enciclica contro la massoneria diretta ai cattolici italiani, invita per l'appunto ad opporre ai congressi, alla stampa, all'opera di cultura della massoneria, congressi, stampa e opera di cultura dei cattolici contro la massoneria. Lo facciamo questa serie di conferenze, come già vi è stato detto, nel quadro di questa iniziativa importantissima che ormai è giunta alla sua, se non erro, 12ª edizione, che ha per tema la regalità sociale di Cristo. Quindi parliamo della massoneria non per vana curiosità, ma nel quadro della regalità sociale di Cristo. Naturalmente chi deve militare per questo scopo ha il dovere di conoscere il nemico per combatterlo. Colché quindi subito dirò, è ovvio, qualcuno me l'ha chiesto per scherzo prima, ma ne parlerà bene o ne parlerà male, evidentemente ne parleremo male, ma non per parlarne male, perché ha il tempo che trova, ma per cercare di conoscerla meglio, per combatterla meglio. Il nostro metodo sarà sempre lo stesso, le lezioni sono tre. La prima riguarda la storia, un aspetto storico che però non è privo di implicazioni dottrinali. La seconda, che sarebbe la più importante e anche un po' la più difficile, però sarà subito dopo pranzo, quindi davanti a un pubblico sonnolento, nel quale noi spiegheremo invece qual è la dottrina e il pensiero della massoneria, e la terza di attualità, perché non serve a niente conoscere belle cose, parlare di questioni interessanti, se poi nei nostri giorni noi non combattiamo realmente e concretamente dalla parte giusta. E quindi vedremo il rapporto tra la massoneria, il modernismo, quello vecchio e quello attuale, ma anche le fila dei tradizionalisti. Devo fare alcune premesse, mi sono detto tagli le premesse perché poi dopo non ha tempo per parlare del soggetto, ma amo le premesse sono queste. Prima di tutto ho pensato di mettere questo nostro incontro di oggi sotto la protezione di un beato,
quindi che nella gloria del cielo, il beato Jacques-François Lefranc. Forse non molti di noi conoscono la sua persona. È uno dei primissimi autori che ha scritto contro la massoneria. È più noto Barruel, ma in realtà nello stesso tempo scrisse soprattutto una prima opera nel 1743, L'origine e la déclaration mystérieuse de francs-maçons, ma soprattutto nel cuore della rivoluzione, Le voile levé pour les curieux ou le secret de la révolution révélée à l'aide de la franc-maçonnerie, e anche Conjuraison contre la religion catholique et les souverains, dont le projet conçu en France doit s'exécuter dans l'univers entier, ouvrage utile à tous les Français. Sono dell'anno 1792, ebbene il medesimo anno, il 2 settembre 1792, il beato Jacques-François Lefranc fu uno dei 191 cattolici, quasi tutti sacerdoti e monaci, tre laici mi sembra, che furono massacrati dai rivoluzionari francesi all'Hôtel de Carmes e poi in altri luoghi di Parigi. E così coloro che lui denunciò, ovvero sia la massoneria, fecero pagare a questo coraggioso sacerdote e religioso le rivelazioni che gli fece contro la setta. Continuando la nostra introduzione, devo dire che ho già tenuto su questo tema delle conferenze, una che è data ormai abbastanza tempo vicino a Torino, a Moncalieri, un'altra invece più recente a Bologna l'anno scorso, potete trovare sulla rete, per cui mi scuso per le ripetizioni inevitabili. Non sono esperto della massoneria, da profano, tra virgolette, la conosco ovviamente solo dall'esterno, e come sacerdote devo conoscere piuttosto la teologia che le eresie. E tuttavia è necessario, come vi ho detto, opporsi alla massoneria. Il nostro antimassonismo è un antimassonismo da cattolici integralmente tali, quindi cattolici integrali, al seguito di tanti che ci hanno preceduto, penso a Monsignor Benigni soprattutto, Monsignor de Lassus, l'Abbé Barbier, l'Abbé Boulin, un po' meno Monsignor Jouin, che però svolse un grande ruolo, e vogliamo dire che la massoneria è il titolo di questa conferenza, è una setta, ma non è l'unica setta. Bisogna distinguere quindi la setta o sinagoga di Satana, per utilizzare questo termine del Nuovo Testamento, dalle varie armate che la compongono, a volte magari dissidenti fra loro, ma che congiurano tutte a un simile scopo. Non bisogna cioè confondere il tutto, che è la setta, con la parte che è la massoneria. Vi è quindi, come ha scritto Vannoni nel suo libro Massoneria, Fascismo e Chiesa Cattolica nel 1979, vi è anche un antimassonismo intrasettario, cioè che viene da alcuni settari, a volte addirittura c'è un antimassonismo che è opera in realtà di massoni. C'è un aneddoto che racconto sempre di come un confratello teneva una conferenza sulla massoneria e alla fine si alzò una delle persone che ascoltava, che era un massone, e incominciò a fare le sue obiezioni. Si alzò subito dopo un altro personaggio che demolì completamente il massone che obiettava, con una competenza degna veramente, veramente da stupire, e questo povero massone, così tipo povero così, restò muto di fronte alle risposte polemiche e serie del suo obiettore. Il problema era che colui che aveva demolito la massoneria davanti a tutti era un maestro venerabile della massoneria, cioè un massone antimassone. Tutti conoscono per esempio gli articoli che Guénon, già massone da molto tempo e anche islamico, scriveva sulle riviste cattoliche antimassoniche.
Quindi non ci deve stupire di trovare a volte, facendo quindi confusione, degli antimassoni settari o degli antimassoni massoni. Noi invece siamo antimassoni cattolici. La massoneria infatti fa parte di una corrente molto più vasta che esisteva prima della massoneria, che possiamo chiamare esoterismo, ermetismo, con altri termini, poco importa. Tutti i massoni sono o dovrebbero essere esoteristi, non tutti gli esoteristi sono massoni. Noi siamo ovviamente contrari a ogni forma di esoterismo. La nostra critica poi deve essere fondata e documentata. Come c'è una mitologia massonica, ma questo fa parte del loro sistema, e oltre alla mitologia ci sono anche delle esagerazioni, sia sulla massoneria sia contro la Chiesa, c'è una mitologia, possiamo dire così, anche antimassonica, cioè argomentazioni che hanno avuto corso e hanno corso tuttora tra chi si oppone alla massoneria, che mancano di serietà e di fondamento. Questa cosiddetta mitologia antimassonica nuoce al nostro lavoro e quindi deve essere eliminata. La critica alla massoneria poi può concernere i fatti contingenti, ad esempio chi è massone e chi non lo è, oppure qual è stata l'azione e il ruolo della massoneria, sia nel passato per la rivoluzione americana, quella francese, anche quella russa, quella italiana, cioè il cosiddetto risorgimento, o i tempi che hanno seguito, oppure quello che la massoneria sta facendo in questo momento nei vari paesi del mondo. Oppure possiamo parlare di massoneria preferendo invece studiarla in una maniera, diciamo, al di fuori del tempo, cioè vedere qual è il pensiero, la dottrina della massoneria. Ci sono degli autori specializzati su uno di questi metodi, altri su un altro. Penso per esempio a Léon de Poncin nei tempi passati per quello che è il ruolo pratico della massoneria, e penso invece a un Arthur Preuss di cui abbiamo stampato il libro per quel che riguarda la dottrina. Ebbene, in questo incontro di oggi non parleremo, anche se sarebbe molto utile e interessante, dell'azione della massoneria concretamente ai giorni nostri o nel passato, ne diremo forse qualcosa nella terza lezione, ma parleremo piuttosto della dottrina della massoneria. Dopo questo preambolo, che spero non sia stato troppo lungo, passiamo al tema di questa nostra prima lezione: le origini e la fondazione della setta. E quindi noi possiamo parlare di massoneria partendo dall'inizio, da un giorno preciso, per esempio il 24 giugno 1717, e andare avanti fino ai nostri giorni. E invece noi faremo in questa prima nostra lezione un percorso opposto, cioè partiamo da quella giornata del 24 giugno 1717 e invece di andare avanti fino ai nostri giorni andremo indietro. Andremo indietro per vedere la massoneria prima della massoneria, o se vogliamo quindi le origini della massoneria, di questa setta nemica del cristianesimo e nemica del regno sociale di Gesù Cristo. Prendiamo, per avere un punto di partenza certo e non del tutto arbitrario, appunto la giornata del 24 giugno 1717. Abbiamo scelto il tema della massoneria quest'anno per il nostro incontro perché sono appunto 300 anni dalla fondazione della massoneria cosiddetta moderna. Ci troviamo a Londra, siamo in faccia alla cattedrale anglicana di San Paolo. Tra l'altro la cattedrale anglicana di San Paolo, ricostruita sulle macerie della cattedrale medievale che era cattolica poi divenne anglicana e che fu distrutta dal grandissimo incendio di Londra, la cattedrale di San Paolo fu costruita tra il 1675 e il 1697 da un architetto, Christopher Wren,
che fu per lunghi anni gran maestro della massoneria. Questo prima che la massoneria esistesse. Mi direte voi com'è possibile? E lo spiegheremo evidentemente per chi non è al corrente, chi è al corrente si annoia e dice lo so di già. E qui sono presenti persone più, diciamo, esperte di me del tema. Quindi la cattedrale di San Paolo, in faccia c'era una taverna, ancora adesso chi esce dalla messa molte volte va al bar, è finita la messa, si dice ubi missa mihi mensam, e quindi dopo la messa si passa a rifocillare il corpo. Ebbene, c'era una taverna dal nome significativo come taverna, ovvero sia Goose and Giridion, cioè l'oca e il girarrosto, per cui si sa che cosa girava su questo arrosto, probabilmente l'oca, che era uno dei luoghi di riunione della massoneria di quei tempi. Goose and Giridion, il mio inglese fa pena, abbiate pietà di me. Era una delle quattro o sei logge, a seconda delle fonti, che si riunirono in quel giorno e che avevano il nome dalle taverne in cui i massoni si riunivano. Ad esempio abbiamo The Goose and Giridion, come vi ho già detto, quindi l'oca e il girarrosto, poi The Apple Tree, quindi l'albero di melo in Covent Garden, The Rum and Grapes, cioè il tralcio e l'uva che era a Westminster, e c'è e The Crown, quindi la corona in Parker's Lane. Il resoconto della riunione di quel giorno ci è dato da una persona che non era presente, il pastore protestante presbiteriano, un discepolo del calvinismo, James Anderson, che fu quello che stilò le prime costituzioni massoniche qualche anno dopo, nel 1723. Allora, da questo fatto, dopo la riunione fu eletto primo gran maestro un perfetto sconosciuto, un certo capitano Anthony Sayer, che non ha avuto grande notorietà. Da questo fatto sorgono delle domande sulle origini della massoneria. Dal punto di vista della dottrina ne parleremo nella seconda lezione. Dal punto di vista puramente storico, che però ci dirà già qualche idea ma molto vaga sulla dottrina, invece la prima domanda è: ma chi erano questi massoni frequentatori di taverne, sembrano quindi poco seri, che fondarono la Gran Loggia di Inghilterra, la madre di tutte le logge, di tutte le massonerie nel mondo intero? E come hanno potuto questi uomini, che si riunivano in delle taverne, nel giro di poche decine d'anni estendersi a tutti i paesi, non solo di Europa ma anche del Nuovo Mondo, pensiamo agli Stati Uniti ma anche nell'America Latina, e iniziare alla massoneria i più grandi monarchi del tempo, per cui nel giro di poche decine d'anni dalle taverne di Londra vi saranno delle logge invece nelle principali regge d'Europa, a Potsdam per esempio nella reggia di Federico II di Prussia, a Versailles nella corte di Luigi XV, oppure evidentemente nella corte inglese e nel palazzo del principe di Galles. Cioè, com'è possibile che queste persone sono stati tutti iniziati alla massoneria? E persino il lorenese, il duca di Lorena, Francesco Stefano, che entro breve verrà unito in matrimonio a Maria Teresa d'Austria e quindi diventerà imperatore del Sacro Romano Impero. Tutti questi principi a poche decine d'anni, per esempio Francesco di Lorena fu iniziato all'aia dal pastore Des Aguilliers, che era una delle persone presenti, anzi la vera eminenza grigia della fondazione della massoneria nel 1717, il futuro
imperatore, vi dico, fu iniziato dal pastore Desaguliers nel 1731, quindi pochissimo tempo, in pochi anni, delle persone che si riunivano nelle taverne ormai hanno i loro uomini addirittura tra i re della terra. Ho qui tutte le date di quando entrarono nei vari paesi, negli stati imperiali nel 1726, a Praga, non a caso a Praga, solo più tardi negli altri paesi, in Portogallo e in Spagna nel 1627-28, ma l'Inquisizione spense quasi subito il focolaio, in Italia più tardi, verso il 1730, eccetera. Ma come arrivavano queste logge massoniche? Arrivavano con gli inglesi. Il grande impero coloniale aveva ovunque dei suoi rappresentanti, ambasciatori, diplomatici, membri della nobiltà, spie del governo, e appena arrivavano in un paese vi fondavano una loggia e subito cercavano di attirare a sé l'elite dei differenti paesi, e dove non trovavano ostacoli, gli ostacoli li trovavano nei paesi che avevano ancora una inquisizione, cioè Portogallo, Spagna, Italia, dove non trovavano ostacoli, ecco che si diffondevano a macchia d'olio, per cui in Francia ho parlato di Luigi XV, ma poi abbiamo avuto come gran maestro una sfilza di principi di sangue, cioè di membri della famiglia reale, tra i quali il famigerato, ma non fu l'unico, Filippo Egalité, che voterà la morte del re Luigi XVI, ma pare che i tre fratelli che salirono tutti e tre sul trono, Luigi XVI, Luigi XVIII e Carlo X, furono tutti e tre iniziati alla massoneria. Quindi un'associazione che nasce in maniera così umile apparentemente e che in breve si estende al mondo intero e che conquista i posti di governo e di comando, malgrado anche qualche legge che alcuni sovrani porteranno contro la massoneria. Allora cerchiamo di capire chi erano questi massoni che parteciparono alla riunione di Londra, e non posso farvi la lista di tutti quanti, tra l'altro non ne ho la lista, ma mi soffermerò su alcuni nomi. Prima di tutto ve ne ho citato già uno che però non è così importante come sembra: James Anderson, 1680-1339, pastore protestante scozzese, presbiteriano, che si occupava dei protestanti francesi emigrati dopo la revoca dell'editto di Nantes dal 1709, si occupava di loro, e li conobbe Desaguliers, cioè la vera eminenza grigia della massoneria moderna, anche lui un pastore protestante, figlio degli Ugonotti. Lui era nato in Francia e poi da bambino, col padre pastore protestante, fuggì in Inghilterra dopo la revoca appunto dell'editto di Nantes, che toglieva la libertà religiosa, o meglio la tolleranza religiosa, ai protestanti francesi. Anderson ebbe da Desaguliers e dagli altri massoni il compito nel 1621 di redigere le costituzioni della massoneria, che egli pubblicò nel me, e che poi ci fu cambiamento di alcuni dettagli nel 1738. Per esempio, nelle costituzioni del 1738, che Anderson scrive che il massone è un vero noachide, cioè un seguace di Noè, Noach in ebraico, e quindi ci rivela che la massoneria è un noachismo. Come vedremo, il noachismo è una dottrina che non viene dall'Antico Testamento, ma viene dal Talmud, cioè dai rabbini, in cui si insegna che per partecipare al regno messianico i non ebrei possono farlo se sono dei noachidi, cioè si osservano 7 precetti rabbinici che secondo loro sono stati dati da Dio, non a Mosè, molto dopo Mosè, ma a Noè,
e quindi una religione per l'umanità tutta intera e non solo per il popolo ebraico. E questo sarebbe il massone. In queste costituzioni di Anderson, ma qui già parliamo della dottrina della massoneria, sono famigerati i primi due punti che parlano di religione, il punto primo, e politica, il punto secondo. Ovvero sia, cos'è il massone rispetto alla religione e cos'è il massone rispetto alla politica. E si sa che si dice, vedremo poi cosa vuol dire in realtà, che in massoneria, in loggia, non si parla né di religione né di politica, quando invece si potrebbe dire che non si parla d'altro. E però le due cose sono vere, dipende dai punti di vista. Anderson dice: un muratore è tenuto per la sua condizione a obbedire alla legge morale, e se egli intende rettamente l'arte non sarà mai un ateo stupido né un libertino irreligioso. Vedremo cosa significano queste parole. Ma sebbene nei tempi antichi i muratori fossero obbligati in ogni paese a essere della religione di tale paese o nazione, quale essa fosse, oggi peraltro si reputa più conveniente obbligarli soltanto a quella religione nella quale tutti gli uomini convengono, lasciando ad essi le loro particolari opinioni, ossia essere uomini buoni e sinceri, uomini d'onore, come i mafiosi, e di onestà, quali che siano le denominazioni o le persuasioni che li possono distinguere. Per cui la muratoria diviene il centro di unione e il mezzo per conciliare sincera amicizia, è un termine importantissimo, fra persone che sarebbero rimaste perpetuamente distanti. Allora qui abbiamo già alcune caratteristiche, non mi potrò soffermare su tutte perché li vedremo in seguito, spero, della massoneria. È un luogo di unione di chi nel mondo profano non è unito. Coloro che nel mondo profano sono divisi da confessioni religiose diverse e opinioni politiche diverse diventano fratelli quando entrano nella loggia. Il mondo profano divide, la massoneria unisce, ma per unire bisognerà rinunciare a tutto ciò che divide, ovvero sia alle dissensioni religiose e politiche, per adottare ciò che unisce, cioè la fratellanza e l'amicizia massonica. Questo avrà anche un motivo storico contingente, però passeggero. In realtà questo è un principio che attraversa tutta la storia della massoneria, perché fa parte del suo scopo, della sua dottrina, della sua essenza. Il motivo contingente storico è che c'erano in Inghilterra delle divisioni sanguinose sia di ordine religioso che politico. Le divisioni di ordine religioso era tra i protestanti, i quali a loro volta erano divisi tra denominazioni diverse, i presbiteriani, gli anglicani, i dissidenti, i puritani, eccetera, e i cattolici, ancora numerosi. E la differenza politica era in due guerre, cioè, che ci furono. La prima, la guerra che c'era stata tra il Parlamento ed il re, quindi tra monarchici e repubblicani, tra i quali un Milton, Cromwell, eccetera. E la seconda divisione, che mise a fare fuoco, che portò la guerra nel paese, fu dinastica, cioè tra la dinastia degli Stuart, che fu cacciata dalla dinastia prima degli Orange e poi degli Hanover, cattolici tra virgolette gli Stuart e protestanti gli Orange e gli Hanover. Ora, queste divisioni politiche e religiose, che mettevano gli uni contro gli altri anche con le armi in mano i profani, dovevano invece trovare l'unione e la fratellanza nella loggia massonica in nome di qualcosa di precedente a queste divisioni secondo loro e di superiore a queste divisioni secondo loro, per cui il massone poteva essere repubblicano come monarchico, poteva essere per il Parlamento oppure per il re,
poteva essere cattolico, protestante o ebreo, oppure nulla di tutto ciò, in realtà anche ateo, poco importa, purché fosse massone. Ecco l'amicizia, ecco la fratellanza tra di loro. Anderson era influenzato, come vedremo, da Comenio e da altri autori, di cui parleremo nella seconda lezione, ma anche questa prima, cioè di tutti quei personaggi della corrente che si ispirava al movimento dei Rosa Croce, che è data esattamente da un secolo prima. 1614-15-16, ve ne ho parlato l'anno scorso. Il secondo personaggio di questa combriccola è un altro pastore protestante, John Theophilus Desaguliers, o Jean-Théophile Desaguliers, 1683-1644, come vi ho detto, nasce in Francia, è un pastore anglicano, anche figlio però di un presbiteriano, ed esule in Inghilterra, studia a Oxford, prende i voti per così dire nel 1710 e, cosa capitale, entra nella Royal Society, un'accademia di scienziati, nel 1714, 3 anni prima la fondazione della massoneria moderna. Chi lo fa entrare nella Royal Society è Newton. Non so se avete mai visto il famosissimo quadro di William Blake, un pittore inglese, in cui c'è quest'uomo nudo, inquietante, che piegandosi in avanti col compasso praticamente fa queste iscrizioni tra lo scientifico, l'esoterico e il massone. Questa persona è Newton nel quadro di Blake, e perché Newton sarà uno dei personaggi fondamentali nella storia della massoneria. Il 24 giugno 1719 Desaguliers diventerà Gran Maestro della Gran Loggia di Londra e capo di venerale della loggia di cui abbiamo detto prima, quella dell'Oca e del Girarrosto, ma è anche quindi il Gran Maestro della Massoneria Universale. Fu lui, come vi ho detto, a iniziare il principe Federico del Galles, e cioè l'erede al trono, e il duca di Lorena, cioè il futuro imperatore. Quindi, dopo che abbiamo visto questi due primi personaggi, vediamo di già alcune caratteristiche appariscenti di questa massoneria moderna. L'ambiente è protestante, l'ambiente è illuminista, l'ambiente è newtoniano. Un autore di simpatie massoniche, anche se si dichiara profano, Carlo Frankovic, nella sua storia della massoneria in Italia dalle origini alla rivoluzione francese, ci dice che l'origine è inglese, primo Settecento, sotto un auspicio razionalista, Locke e Newton, dall'anelito però e dall'anelito pre-romantico al mistero, che affonda le radici nella tradizione occultista e nello spiritualismo medievale, bisognerebbe dire anche rinascimentale. Abbiamo quindi in questa descrizione che ci dà questo autore le due facce della massoneria, che non si oppongono, guai a noi se pensiamo che si escludono, anzi una vuole l'altra, una richiama l'altra. La prima faccia è il razionalismo, il naturalismo illuminista. La seconda faccia è l'occultismo, l'esoterismo, l'ermetismo, la magia. Questi due aspetti, lo ripeto, lo vedremo, non si escludono, ma anzi si richiedono l'un l'altro. Sono entrambi essenziali alla massoneria. Un terzo personaggio ce lo dimostra. È il dottore William Stokely, si scrive Stokely. Anche lui, nato nel 1687 e morto nel 1665, membro della Royal Society. Sarà il primo iniziato, uno dei primi iniziati, il primo pare, dopo il 1717, viene iniziato nel 1620 e 21. Anche lui è un uomo di chiesa, un pastore anglicano, nello stesso tempo uno scienziato e nello stesso tempo un occultista. Stokely è anche il primo entusiasta biografo di Newton, che conobbe benissimo, ne fu il grande ammiratore, per lui Newton era come una divinità.
ma aveva già fatto parte, prima di entrare in massoneria, a un'altra società segreta, l'Ancient Druid Order, cioè l'ordine druidico, cioè un ordine che voleva fare rinascere il neopaganesimo druidico e celtico, sembra di essere ai nostri tempi, sotto l'egida di uno scrittore apostata dal cattolicesimo, John Toland, morto nel 1722, un deista che magnificava Ipazia, la martire del paganesimo, e che propugnava delle società socratiche, delle specie di logge, con un rituale ben preciso che espone nel libro panteistico. È l'ispiratore del materialismo di D'Holbach, l'illuminista francese, e traduttore di Giordano Bruno, e anche dei repubblicani inglesi del 600, tra cui Milton. Questo Toland, quindi, un personaggio molto interessante. Infine dobbiamo parlare di Newton. Nulla ci dice che Newton sia entrato in massoneria, ma Newton è come il padre della massoneria moderna, muore nel 1627. L'economista John Maynard Keynes, nel 1942, egli lesse i manoscritti di Newton, i manoscritti occultistici di Newton, ebbe a dire di questo famoso scienziato, anche lui della Royal Society chiaramente, non fu il primo scienziato dell'età della ragione, piuttosto fu l'ultimo dei maghi. Newton possedeva nella sua biblioteca 169 libri di alchimia, tra i quali i manifesti dei Rosacroce, i libri di Thomas Vaughan, che conosceva credo, di John Dee, di Michael Mayer, di Robert Fludd, di Paracelso, di Cornelio Agrippa, del cosiddetto Ermete Trismegisto, di Raimondo Lullo e del massone prima della massoneria Elia Ashmole. In più, religiosamente, benché in teoria Newton fosse un rispettabile anglicano, la religione di Stato, era un sociniano unitariano, cioè negava la Trinità e la divinità di Cristo e propugnava, un po' anche Toland la stessa cosa, scrisse un libro, il cristianesimo senza misteri, cioè un cristianesimo purificato dal sovrannaturale. Ebbene, Socino nel 500, ai tempi di Lutero, questo eretico italiano propugnava la libertà religiosa, la tolleranza e un cristianesimo razionalista e ariano, cioè senza la divinità di Cristo, con un ritorno al monoteismo ebraico e islamico. Infine Newton era un appassionato di profezie bibliche, un po' come un testimone di Geova, prediva la fine del mondo, eccetera, secondo le profezie interpretate da lui di Daniele e della Apocalisse, dove chiaramente per lui la Chiesa Cattolica era la grande meretrice di Babilonia. Amico di Newton e membro anche lui della Royal Society e un altro scienziato alchimista, Robert Boyle, che faceva parte del cosiddetto Hartlib Circle, il circolo di Hartlib, un alchimista occultista che si era rifugiato in Inghilterra, fondando un certo collegio invisibile. Il collegio invisibile riecheggia il mito dei Rosacroce e che sarà il prodromo della fondazione da parte del re Carlo II, appena restaurato sul trono nel 1660, della Royal Society. È la Royal Society che fa nascere la massoneria moderna del 1717, da cui vediamo che non si trattava solamente di frequentatori di taverne e di bettole, ma di personaggi un po' più importanti. Un ultimo personaggio per descrivere questi signori, il cosiddetto cavaliere André Michel o Andrew Michael de Ramsay, 1683-1743. Bernard Failly, uno scrittore antimassonico che ebbe tra le mani i documenti delle logge soppresse durante l'occupazione tedesca in Francia,
e per questo finì in carcere. Una volta tornato, diciamo, il governo di De Gaulle, arrivato il governo di De Gaulle, scrisse di Ramsay: il cavalier Ramsay fu un nobile scozzese che non visse mai in Scozia e non era nobile. Fu un giacobita, cioè un sostenitore dei re Stuart, che il re Giorgio II, cioè il re Hannover, protesse. Un cattolico il cui cuore restò sempre protestante e l'intelligenza pagana. Un massone che non pensò che al cristianesimo. Un apostolo di verità che continuò a mentire fin sul letto di morte. Un bel ritratto di questo signore, ve l'ho voluto leggere perché è abbastanza brillante. Ramsay nasce in Scozia, ma poi va in Francia fin dal 1709, dove divenne segretario di Fénelon. Fénelon è un arcivescovo di Cambrai ed è un mistico ed è uno che si lasciò praticamente affascinare da una mistica, Madame Guyon, che mette in Francia un'eresia che era nata in Spagna e si chiama il quietismo, un'eresia nella spiritualità. Fénelon è anche il precettore del Delfino, il futuro re di Francia, ed è un precursore dell'illuminismo. Di Fénelon Ramsay fu il segretario e il biografo nel 1723, e dopo la morte di Fénelon divenne il segretario di Madame Guyon, che venne poi imprigionata dalla Chiesa come eretica. Nel 1706, durante la guerra di secessione spagnola, si recò in Olanda per fare la spia per il governo inglese e lì conosce un altro mistico, il protestante Pierre Poiret, mistico protestante influenzato dai teologi renani, Meister Eckhart, Taulero, eccetera, e da un altro mistico protestante del Cinquecento, Böhme, che è Jacob Böhme, sarà uno dei padri di tutti gli occultisti, e anche da un'altra mistica, una certa Antoinette Bourignon. Lì in Olanda, e questo Poiret aveva conosciuto bene, esisteva anche la corte di Elisabetta Stuart, la vedova del re di Boemia, che sono quella coppia regale che fece nascere la setta dei Rosa Croce, e lì viveva anche, o meglio ci fu, la figlia di questa coppia, una delle figlie, Elisabetta di Hereford, badessa di Hereford, nipote del re Giacomo I, che era anche lei una amica di Cartesio, dei Quaccheri, ed una mistica protestante di tendenza anch'essa Rosa Croce. Sempre Ramsay nel 1624 incontra a Roma Giacomo II Stuart, cioè il re cattolico, tra virgolette cattolico, cacciato dai protestanti, qui i protestanti senza virgolette evidentemente, e diventa Ramsay uno dei, cioè pratica il fondatore, uno dei fondatori della massoneria francese, diventerà il precettore dell'erede designato al trono, che non salirà mai sul trono, Carlo Edoardo Stuart. Infine Ramsay viene iniziato nel 1730 nella stessa loggia, The Horn, il corno, a Londra, dove furono iniziati Montesquieu e il più famoso Marchese de Sade. Amico di Anderson, dottore di Oxford, membro anche lui della Royal Society nel 1729, Ramsay è quindi onorato con gli onori più grandi da un'Inghilterra protestante e annoveriana, quando lui è noto per essere diventato un cattolico ed essere un agente degli Stuart. La cosa non si spiega se non per l'amicizia della loggia che unisce gli opposti. Ed è lui, nel famoso discorso, si danno delle date diverse, qui ve ne do una, nella loggia San Giovanni il 26 dicembre 1736, che inaugura il cosiddetto scozzesismo, che darà luogo più tardi negli Stati Uniti agli alti gradi, perché i gradi della massoneria erano i tre classici, anzi all'inizio erano due, cioè apprendista e compagnone, compagno.
e poi fu aggiunto il terzo grado di maestro, maestro massone. Questi sono i tre gradi, diciamo, antichi della massoneria, ma il discorso di Ramsay sulla cavalleria come origine della massoneria darà alla massoneria una sfilza di altri gradi che giungeranno nel rito scozzese a essere i famosi 33, nel rito egiziano di Misraim, di Memphis Misraim 95, per raggiungere addirittura più di 100 gradi in altri riti, ognuno si faceva il suo. Questo quindi erano i principali personaggi che vi ho citato all'inizio della massoneria moderna. Quanto ho ancora di tempo? 20 minuti. Ma prima del 1717 cosa c'era? Perché se nel 1717 si riuniscono quattro logge, le logge c'erano di già. Quindi noi parliamo di fondazione della massoneria, una massoneria annoveriana, cioè favorevole agli Hannover che regnavano in Inghilterra e che erano anche loro degli Stuart per via di donne, discendevano da quella coppia diabolica di Rosa Croce che il secolo prima aveva diffuso questo occultismo per la Germania, il re di Boemia, cioè Federico del Palatinato e Elisabetta Stuart. Quindi erano Stuart tutti e due. Le logge giacobite cattoliche, tra virgolette, e le logge hannoveriane protestanti erano in realtà delle logge di Stuart, le une e le altre, entrambe. Ma cos'era la massoneria prima? Allora, c'era di già, evidentemente, c'era di già, ma noi parliamo di questa massoneria del 24 giugno 1617 perché in quel momento, che come vi ho detto, con un'esplosione straordinaria, la massoneria lascia la sua culla inglese e si trasferisce nel mondo intero, iniziando i più grandi sovrani europei e provocando la prima delle rivoluzioni, poi quella americana. Ora, prima però di quella data, la massoneria esisteva. Come vi ho detto, Christopher Wren, architetto nella sua vita profana, quindi era architetto come massone, ma architetto anche nella vita reale, era gran maestro della massoneria, ed è lui che fu l'architetto, come vi ho detto, della cattedrale anglicana di St. Paul. Uno strano cattolico, se non ha problemi a costruire una cattedrale anglicana. Uno strano cattolico, se era anche un adepto della dottrina dei Rosa Croce. Quando si parla di cattolici inglesi, adesso c'è un'associazione che si occupa di radio e di spade, che ci parla molto di cattolici inglesi, bisogna pensare che i cattolici inglesi, non tutti per carità, ma molte volte, sono strani come cattolici, non come inglesi naturalmente, mi scuso con gli irlandesi, che non è la stessa cosa evidentemente. Questo Wren fu gran maestro della massoneria dal 1688 al 1695. Gli succedette Charles Lennox, duca di Richmond, figlio illegittimo del re Carlo II, il fondatore della Royal Society, e poi tornò di nuovo gran maestro lui dal 1698 al 1702. Siamo a soli 15 anni dalla fondazione della massoneria moderna. Ed abbiamo una massoneria piena di cosiddetti cattolici che in realtà sono dei cultori di scienze occulte, come i Rosa Croce erano dei protestanti cultori di scienze occulte. In realtà non erano né protestanti né cattolici, erano dei maghi. Abbiamo poi delle iniziazioni assolutamente certe perché documentate prima della fondazione della massoneria nel 1717. Lo scienziato e occultista Robert Morey, anche lui uno dei fondatori futuri della Royal Society nel 1660,
entrò in massoneria di già nel 1641. Ancora più famoso di lui, Elias Ashmole, che morì nel 1692, fu un famosissimo massone entrando in loggia, lo testimonia i suoi diari, il 16 ottobre 1646, dove troverà un suo cugino. Lui era un monarchico che stava per gli Stuart, il suo cugino invece aveva fatto la guerra per Cromwell, quelli che avevano tagliato la testa al re, ma in loggia erano fratelli, oltre che cugini nel mondo profano. E lì Ashmole è notissimo come un cultore di ogni scienza occulta e soprattutto un cultore del negromante, bisogna dire proprio negromante, John Dee, il mago della corte di Elisabetta I nel 500, e che è uno di coloro che suscitò il movimento rosicruciano in Boemia, dove si era recato col suo sodale, negromante anche lui, Kelley. Ma noi vediamo che già nel 1607 il primo re Stuart, primo come re di Inghilterra, era Giacomo VI come re di Scozia e primo come re inglese, si proclama protettore della massoneria e nomina l'architetto Inigo Jones maestro della massoneria scozzese sul modello delle accademie rinascimentali italiane. Ora, Anderson, nelle Costituzioni del 1723, chiamerà Inigo Jones, anche lui del giro dei Rosa Croce, lo chiamerà, lo definirà il nostro grande maestro muratore, cultore di Vitruvio, del Palladio, quindi di muratori veri, cioè di architetti veri. Abbiamo quindi, come vediamo da questi fatti, un'esistenza della massoneria prima della massoneria. C'è l'usanza di chiamare la massoneria prima della massoneria del 1717, ma prima di quella massoneria del 1717 c'erano, come abbiamo detto, delle logge stuartiane, giacobite, tra virgolette cattoliche, che cattoliche non erano, erano logge di maghi. C'è l'uso di chiamare la massoneria prima del 1817 massoneria operativa, mentre invece la massoneria del 1617 in poi viene chiamata speculativa, cioè la massoneria antica era una massoneria di veri muratori, architetti come Christopher Wren che fa la cattedrale di St. Paul, mentre invece quella speculativa è quella che non hanno mai visto veramente una cazzuola, una squadra, un compasso, un grembiule da muratore, ma hanno preso la simbologia delle corporazioni di muratori per fare della filosofia illuminista razionalista. Ma se Christopher Wren o Inigo Jones erano veramente architetti, Elias non lo era per niente, eppure era già massone nel 600. Allora questo è il fenomeno che viene chiamato dei massoni accettati. Quindi se noi vogliamo vedere come origine della massoneria, che cosa dovremmo vedere come origini della massoneria? Vedremo come origini della massoneria tre origini possibili tra le moltissime diffuse. Per esempio Anderson nelle Costituzioni del 1823 dà alla massoneria un'origine mitica, il primo massone è Adamo, poi non Abele, Caino, e questo è già molto significativo, Salomone, gli Assiri, gli Egizi, i Greci, i Romani, Pitagora, Archimede, Tubal-Cain, discendente di Caino, eccetera. Padre Giantulli, citando il massone William Anceschi, ci dice che lo scozzesismo è la sintesi felice della cabala, dell'ermetismo, del rosicrucianesimo, del mitraismo, dell'ognosticismo,
Così scriveva sulla rivista massonica Lumen, rivista del Grand Oriente, nel 1954. Abbiamo poi le varie leggende mitologiche, quelle che riguardano Adamo, Salomone, i due Hiram, l'Hiram re che aiuta Salomone, ma l'architetto Hiram, che è un altro, che è colui che viene ucciso dai lavoranti perché vogliono scoprire da lui la parola segreta, e che poi dal suo cadavere sorge la caria massonica, eccetera. Quindi simbolo di morte e di resurrezione, come Iside, Osiride, eccetera, eccetera. Abbiamo prima questa leggenda di Hiram, era la leggenda di Noè, poi Euclide, Pitagora, eccetera. I massoni elencano 12 teorie di origine. La religione primitiva, e questo avrà un ruolo importantissimo nel pensiero massonico. I misteri pagani, i misteri eleusini, orfici, eccetera. Salomone e il Tempio di Salomone, i crociati e i templari, i collegi degli architetti romani, Collegia Fabrorum, e le corporazioni medievali, il Rosa Croce, e poi, ecco, queste sono le, poi vabbè, Cromwell, i Giacobiti, Christopher Wayne, la cattedrale di San Paolo, sono le varie ipotesi. Tutte hanno un certo fondamento e nessuna lo è totalmente. Possiamo ridurre le nostre tesi, come vediamo, e qui devo finire in questo breve tempo, in tre. La prima, la corporazione dei muratori e degli architetti. Poi vedremo i cavalieri medievali. Infine, e il più importante, il Rosa Croce, la tradizione ermetica e alchemica. A fare da collante e dare il sostrato di tutto questo pensiero è la Cabala. È la Cabala, come spiegheremo nella seconda lezione. Le corporazioni medievali di costruttori ci spiegano una buona parte della simbologia massonica. È un'ascendenza storicamente accertata, come abbiamo visto. I massoni ci tengono molto, per esempio Ventura, non quello del CT della Nazionale, ma un altro Ventura, a riferirsi ai Collegia Fabrorum dell'età romana, un po' troppo indietro, ma anche Guénon lo fa. Poi le corporazioni, le gilde medievali, da lì la simbologia massonica, la squadra, il compasso, la livella, il filo piombo, il grembiule, la G che sta per anche per geometria, i tre antichi gradi di apprendista, di compagno, fellow, e di maestro, cioè architetto, la loggia che era la campana, che la capanna di stuoie che i muratori costruivano vicino alla costruzione profana o sacra che dovevano fare, orientata anche la loggia, come le chiese per esempio, verso oriente, il culto dei santi, i due San Giovanni che si riferiscono ai solstizi e i santi quattro coronati che erano dei muratori, e poi la ritualità. Infatti le antiche corporazioni di muratori avevano il segreto, era il segreto dell'arte da non rivelare ai non muratori, avevano dei segni di riconoscimento perché i muratori erano dei girovaghi, come gli zingari e gli ebrei, non sono io che lo dico, è Guénon, che accomuna queste tre categorie di persone, i muratori medievali, gli zingari e gli ebrei. Ci sono degli articoli piuttosto interessanti, questo libretto studi sulla massoneria, e anche Monsignor Benigni parla di questo essere girovaghi come una cosa molto importante sulla nascita e l'influenza, diciamo, satanica sulla massoneria muratoria antica, cioè quella medievale. Così avevano dei riti propri della corporazione, dei giuramenti e, poiché giravano, dei segni di riconoscimento tra di loro. Dobbiamo pensare che questa massoneria medievale era del tutto innocente
e che solamente a partire dal 600 con la pratica dell'accettazione ha avuto infiltrazioni esoteriche? Non del tutto. Certamente a favorire l'evoluzione della corporazione in una setta dobbiamo mettere il fenomeno del massone accettato, ovvero sia, oltre ai massoni, cioè che facevano i muratori davvero o gli architetti, per motivi di prestigio o anche per motivi di mancanza ormai di linfa vitale, si accettarono nella massoneria personaggi prestigiosi che diventavano massoni onorari, per così dire, ed entrarono come massoni accettati in massoneria nelle corporazioni massoniche medievali dei personaggi come gli Ashmore, che erano in realtà degli appassionati di alchimia, di magia, di cabala, di stregoneria. Ma anche i massoni medievali erano immuni da influenze strane? Beh, due personaggi all'opposto ci dicono di no. Uno è Monsignor Benigni e l'altro è René Guénon. Entrambi ci dicono che anche la massoneria corporativa medievale, pur cattolica, eccetera, nell'ambito appunto del sistema medievale di santificare tutto, quindi anche il lavoro, avevano infiltrazioni settarie. Monsignor Benigni scrive: abbiamo visto i franchi muratori medievali spargere di figure satiriche contro la gerarchia, i preti, i monaci, le monache, le mille volute dello stile ogivale, i pastori spirituali con teste di lupo, le monache in atteggiamenti sconci, erano la banale e sguaiata scorza del tronco maledetto al quale forse molti della scorza non pensavano, ma che non era perciò meno reale. La scorza era il franco muratore operativo, girovago e quindi segregato dagli altri, che aveva come sola casa il loggiato provvisorio, nel suo girovagare incontrava il tronco, ovvero sia, cito Benigni, un ricco ebreo in viaggio, o tanto più una frotta di ebrei minuti, bevendo così il loro sottile veleno anticristiano. E chi poteva mettere loro in testa tutta quella fiaba di Iram, popolo eletto, che fabbricava il tempio della libertà, fratellanza, uguaglianza sotto l'autocrazia del Calimo, signor Benigni, ucciso peggio del Salomone il potere centrale, onde la vedova di Iram, la setta, salvò i suoi figli, cioè i seguaci del settarismo, dissimulandoli e tramandando di generazione in generazione il segreto di Iram, cioè la costruzione sociale del Kaal. Che ne sia, sta di fatto che con la crisi del Medioevo e la secolarizzazione avvenuta con la riforma protestante, la massoneria operativa andò anch'essa in crisi e accolse allora dei massoni accettati, come vi ho detto, secondo il principio corporativo dell'uguaglianza tra i fratelli e i membri dell'arte. E allora Frankowicz dice: fu proprio attraverso questi muratori accettati, che non erano più muratori, che in seno all'arte confluirono correnti eretiche e seguaci dei più disparati insegnamenti esoterici, primi fra tutti i Rosacroci. Ma come vi ho detto, anche Guénon dice che la massoneria medievale aveva già qualche influenza esoterica e iniziatica, che per lui era positivo, per noi invece negativo. E sempre Frankowicz dice che in questo clima corporativo l'uguaglianza che si praticava nella corporazione, unita alla tolleranza del fatto che i membri avevano idee religiose e politiche diverse, la libertà nella discussione, la fratellanza al di là della religione, della politica, della razza, eccetera, fonda questo famoso trinomio massonico, liberté, égalité, fraternité, che è in bella vista nelle logge. Dopo questa prima origine abbiamo l'origine rosacrociana, cioè la tradizione ermetica e alchemica e cabalistica. Come vi ho detto, c'è questo libro che vi ho citato l'anno scorso di Francis Yates, L'illuminismo dei Rosacroce, e un altro libro, La tradizione ermetica, o meglio, Giordano Bruno, La tradizione ermetica, nel quale la Yates collega da un lato
le accademie rinascimentali, panteistiche, cabalistiche, da cui viene poi il pensiero di un Giordano Bruno, di un Campanella, che era amico personale dei Rosacroce, cioè dei primi che hanno diffuso le dottrine dei Rosacroce, oppure il corpus che passò sotto il nome di corpo ermetico, diffuso alla corte dei Medici nel Rinascimento, in questa prima tappa di idee che diventeranno poi le idee della massoneria. Questo pensiero, che si diffonde soprattutto in Italia, fondato sul neoplatonismo, viene recuperato dai Rosacroce, che sono dei protestanti, Johann Valentin André, nipote del Lutero, del Württemberg, pastore luterano, ma in realtà tutti quanti sono degli iniziati, sono degli alchimisti, sono degli esoteristi, e abbiamo quindi i grandi pensatori Rosacroce come Robert Flood o John Dee o altri, che si trovano tutti, vi ho già detto, nel canone della messa gnostica di Aleister Crowley, fondatore, o meglio uno dei personaggi principali dell'ordo Templi Orientis, Templi, cioè l'ordine del Tempio, i Templari, e in realtà si diceva lui stesso la gran bestia 666. Bene, questi personaggi quindi trovano il momento favorevole per trasformare queste dottrine esoteriche in un progetto politico, e questo avvenne quando il capo dei principi protestanti tedeschi, Federico V del Palatinato, sposa la figlia del re di Inghilterra Giacomo I, Elisabetta Stuart. Sono entrambi dei cultori di magia, di esoterismo, di ermetismo, e allora gli ussiti, cioè gli eretici boemi, dove già il terreno era stato preparato anche dall'imperatore alchimista Rodolfo, eccetera, invitano il capo dei protestanti tedeschi, Federico V, a diventare re di Boemia. Lui pensava, i protestanti pensavano, di ottenere la vittoria, e quindi lanciano come messaggio di coesione tra i protestanti che erano divisi i manifesti dei Rosacroci. Vi sono in mezzo a voi degli esseri invisibili che hanno tutte le scienze occulte, tutte le conoscenze scientifiche ed esoteriche possibili e immaginabili, degli alchimisti, seguaci del mitologico Christian Rosenkrantz, anche lì c'è il tema di un morto col corpo che però viene ritrovato, una specie di risveglio, come Hiram, eccetera. Ebbene, sono in mezzo a voi, e questo sarà il legame di tutti gli esoteristi del mondo dietro a questo progetto politico che ha l'Inghilterra come suo centro. E addirittura dei personaggi importantissimi della cultura come Cartesio e Leibniz saranno attirati dai Rosacroce, anche dopo il fallimento politico con la sconfitta nella battaglia della Montagna Bianca, dove sono i cattolici che vincono e il povero re di Boemia per una stagione, re d'inverno, deve scappare con la sua giarrettiera che gli aveva dato il re inglese e finire all'Aia in Olanda, che era il luogo di tutti i sociniani, di tutti gli ariani, di tutti gli anabattisti, cioè di tutti i sociniani, tutti i protestanti estremisti, e di anche ci sarà Spinosa, eccetera, cioè tutti i marrani scappati dal Portogallo e dalla Spagna. E in quel crogiolo che nasce quella che sarà la futura massoneria, che poi con la vittoria degli olandesi che conquisteranno il trono, e quindi con gli Orange, con i Nassau, ecco, e diventeranno quindi re inglesi, dove già gli Stuart erano però favorevoli a questa mentalità. Intorno a questo progetto rosacrociano c'è il negromante, come vi ho detto, John Dee, che evocava i demoni, e quindi abbiamo i famosi manifesti rosacrociani 1614-1616, la fama nel 1614, la confessio nel 1615 e lo scritto di Johann Valentin André nel 1616, nozze chimiche
di Christian Rosenkraus. Il fondamento di questa dottrina è la Kabbalah, il cabalismo, che riunisce i misteri pagani e il neoplatonismo e la dottrina segreta dei rabbini, dove poi nella dottrina degli uni e degli altri non c'è praticamente differenza, è l'eterna gnosi, come diceva il grande insegnante massone americano Albert Pike, citato da Guénon. La gnosi, ha detto l'illustrissimo fratello Albert Pike, dice che no, è l'essenza e il midollo della massoneria. Questi Rosa Croce lasceranno però un'influenza sia culturale che politica. L'influenza culturale trasmigrerà in Inghilterra. D'altronde veniva dall'Inghilterra, John Dee si era recato in Boemia e in Inghilterra ritorna. In Inghilterra questo Elie Ashmole, che diventa massone nel 1246, è già un Rosacroce, non come struttura, perché il Rosacroce come associazione strutturata non è esistito mai, ma come mentalità. E poi bisogna considerare anche, così lo era per Robert Morey eccetera eccetera, da un punto di vista politico, perché questo Federico V che muore esule in Olanda lascia una moglie, Elisabetta Stuart, che sarà lei e i figli, numerosi figli e figlie soprattutto, il punto di unione di tutti gli inglesi, protestanti e cattolici tra virgolette, dissidenti, anglicani, qualunque genere, tutti vedono in questa famiglia un punto di ralliman, perché ciò che li unisce è il culto della magia. E allora ecco che da questa famiglia esule verrà invece il futuro re d'Inghilterra, e verrà il futuro re, è la dinastia che regna tuttora. È la dinastia che regna tuttora, per cui la massoneria sarà sì strumento di studi iniziatici, ma anche evidentemente strumento politico del governo inglese per diffondere ovunque, nel suo sterminato impero coloniale, le sue idee. Terzo fattore, poi finisco, quanto ho? Ho già sforato? Ecco, terzo fattore, il templarismo. La massoneria fatta di muratori, di apprendisti e di architetti non era fatta, dicono alcuni, per eccitare i nobili francesi ad aderire alla setta. E allora il cavaliere Ramsay, che cavaliere non era, parlò in questo famoso discorso in loggia delle origini massoniche cavalleresche. Abbiamo nella cavalleria medievale un altro aspetto, possiamo dire così, della cristianizzazione di tutta la società durante l'apogeo della Chiesa e quindi frutto del regno sociale della Chiesa. Come le corporazioni medievali erano la santificazione e la cristianizzazione del lavoro, così la cavalleria medievale, che addirittura giungeva a essere ordine religioso in molti casi, diventava la cristianizzazione dell'uso della forza al servizio del bene e della verità. Ma nello stesso tempo, come diciamo nel bene, le corporazioni, la cavalleria medievale erano un frutto del regno di Cristo, così il nemico si è infiltrato in questi istituti e associazioni cattoliche medievali per farne uno strumento e un veicolo della sovversione. E tra questi strumenti abbiamo la cavalleria e il templarismo. Se voi trovate una persona che dice che ha fondato di nuovo i templari, gli ordini neotemplari sono tantissimi, beh, probabilmente è un cialtrone, certamente è un massone o è vicino alla massoneria. Su questo non c'è il minimo dubbio. Allora il templarismo, e non solo, perché i massoni poi si sono infiltrati anche tra i cavalieri ufficialmente più che cattolici, i cavalieri di Malta per esempio, il Santo Sepolcro eccetera, e coi massoni molte volte anche
persone che si interessano di cose più concrete, non dico, se no mi denunciano, i cavalieri di Marte mi denunciano, non sono tutti così evidentemente, vabbè. Comunque, la mania dei cavalieri, ebbene, il cavaliere Ramsay inventa una favola oppure effettivamente ha trovato degli antenati? Naturalmente c'è il problema di stabilire se veramente c'è stata una continuità iniziatica tra i templari medievali e la massoneria, come molti autori pretendono, ma come è impossibile da dimostrare, o difficilissimo, oppure invece c'è una continuità puramente ideale, ovvero sì, ma se i templari sono più o meno scomparsi, ma i massoni non a torto si sono rifatti i templari. I templari furono fondati, come sapete, da un santo, o meglio, furono fondati da dei cavalieri, Hugues de Payen, eccetera, però ebbero un incoraggiamento da San Bernardo di Chiaravalle, ma all'inizio i templari sono dei monaci cavalieri per difendere la cristianità in Terra Santa, solamente che tutte le cose possono iniziare bene e finire male. Allora Monsignor Benigni, nella storia sociale della Chiesa, in cui parla della crisi del Medioevo e le sette del satanismo, è di coloro che pensa che i templari fossero veramente colpevoli di quello di cui li si accusa. Sapete, ci sono due scuole di pensiero tra chi si dice cattolico, chi dice che i templari erano totalmente innocenti, per esempio Régine Pernoud, che cattolica non era poi, ma protestante, così Alleanza Cattolica, la TFP eccetera, sono strenuamente per l'innocenza dei templari, mentre invece altri, tra i quali Monsignor Benigni, sono assolutamente convinti della colpevolezza dei templari. Il sottoscritto è convinto della colpevolezza dei templari. I templari si corruppero, e si corruppero proprio in Terra Santa. Attorno il loro nome è dal Tempio di Salomone, dove avevano posto la loro sede, che diventerà uno dei punti centrali della mitologia massonica, già con le corporazioni massoniche. E allora anche lì, dove chi hanno conosciuto, secondo Monsignor Benigni, lì, la vita dei signori crociati nei feudi conquistati ad una dinastia o un ordine assolutamente guerriero, diventava in Oriente una vita d'ambiente, la lussuria e la crudeltà del barbaro Oriente. Intanto per gestire i beni immobiliari e mobiliari con una popolazione così diversa, eccetera, eccetera, si imponeva l'intermediario, gastaldo, sensale, che capisse i due popoli oltre che le due lingue. Fu uno dei colpi più fortunati di Israele. Come eruditi ebrei avevano servito i pensatori arabi, le traduzioni e i sunti della filosofia mistica greca, pagana e cristiana, così il traffichino israelita fece da passerella tra il franco e il germanico signore e la popolazione arabo-siriana. Carlo V diceva che un uomo vale tanti uomini quante lingue sa, perciò gli ebrei valevano per quattro. Così il mercante millenario d'affari e di donne, con la sua molteplice gestione, di cui buona parte era inconfessabile, tenne sempre più in mano la vita vissuta dei signori crociati, e quando questi erano riuniti in vita comune, la sua mano adunca ed utile entravavi da tutte le parti. Io non sono responsabile perché sto citando un testo di una storia. Per l'ennesima volta rammentiamo la cinica confessione del talmudico Darmstetter sull'ebreo che, penetrato nella corte gaudente di Federico II di Svevia, qui vi fischiava, antico serpente, le bestemmie contro Cristo che egli aveva suggerito tanti secoli prima al filosofo greco Celso. È facile dedurre che cosa doveva accadere nei lontani palazzi e nelle fortezze templarie. Fu facile in quell'ambiente iniettare il satanismo a rudi, sanguinosi e lussuriosi baroni, i quali scesi sempre più in basso nella loro vita, a cui Maometto prestava l'arem e la sodomia, senza togliere loro il vino, arrivavano al momento in cui la loro coscienza vi poneva il quesito fondamentale, indelebile, anche se assopito per un tempo, nella morale religiosa, anche l'aberrazione alla sua logica,
il cristiano cavaliere del Tempio per la liberazione dei luoghi santi dell'Islam, eccetera, eccetera. Non vi leggo tutto il testo perché non ne ho il tempo, ma merita, anche perché è divertente. Vedrà, ma Filippo il Bello, questo cattivissimo re che fece schiaffeggiare Bonifacio VIII dal figlio di un cataro, Nogaré, è Filippo il Bello che ha distrutto i Templari. Ma ci si dimentica di dire che quando Filippo il Bello combatteva il Papa Bonifacio VIII, i Templari stavano con Filippo il Bello, cosa che ci si dimentica di dire. Allora, ecco che il templarismo sopravvive, diciamo, dallo spirito ai gradi più elevati della massoneria, soprattutto il rito Kadosh. C'è sempre nelle leggende massoniche un'idea di vendetta. I figli della vedova devono vendicare Hiram. E il cavaliere Kadosh, che è un templare, deve vendicarsi di chi ha distrutto l'ordine, ovvero sia la Chiesa e la monarchia. Nello stesso tempo c'è il grado 18, che è il grado Rosa Croce, che non ha più molto a che vedere con il Rosa Croce, il che non toglie però l'origine rosacrociana assolutamente documentata e indiscutibile della massoneria. Per concludere, per quel che riguarda le origini della massoneria, del cabalismo parleremo in seguito. Abbiamo delle origini mitologiche che però non sono delle inutili vanterie, hanno un significato simbolico, come ricorderebbe Guénon. Vi sono poi le tradizioni pagane, tutte, dagli antichi druidi agli egiziani, a Pitagora, ai misteri pagani, ai neoplatonici, agli assiri babilonesi con la teurgia, tutte le tradizioni pagane, purché non cristiane. È la rinascita del paganesimo. Poi c'è il giudaismo cabalistico del noachismo, che pervade tutti i rituali e la dottrina della massoneria. C'è l'occultismo e l'ermetismo rinascimentale e poi l'idea alchimistica dei rosacroci. Infine la forma, diciamo, apparente, che è stata quella del protestantesimo sociniano, cioè ariano, apparentemente deista, quindi esistenza di Dio che non si sa chi è e immortalità dell'anima, mentre in realtà dietro il deismo apparente della massoneria c'è l'ateismo se non il satanismo. E infine, come incubatore prossimo della massoneria moderna, l'ambiente newtoniano e alchimistico, oltre che scientifico, della Royal Society. Queste sono le origini della massoneria, che dal 1717 iniziò a diffondere il suo veleno in maniera ben più efficace di quello che non aveva fatto prima, come vi ho detto, conquistando in breve le posizioni di potere nel mondo e mettendosi all'origine di ogni sorta di rivoluzione, quella americana dopo quella inglese, che è ai prodomi della massoneria, quella americana, quella francese, anche se, come vi ho detto, molti membri della famiglia reale erano massoni, e anche dei nemici della rivoluzione francese erano massoni, come Joseph de Maistre, come a volte dei Vandeani, eccetera, perché la massoneria, come vi ho detto, si infila dappertutto. E poi è all'origine della rivoluzione italiana e soprattutto della presa di potere, soprattutto dal 1870 in poi in Italia. Per esempio, in una rivista massonica che ho letto questi ultimi giorni, c'era un articolo sui ministri dell'istruzione, pubblica istruzione, nel Regno d'Italia, ma è continuato anche dopo, cioè tutti massoni, perché la scuola doveva essere loro. E poi anche la rivoluzione russa, basti pensare a Kerensky, Lvov, eccetera, che sono i prodomi della rivoluzione russa e sovietica in seguito. Bene, allora, tutti quei, per non parlare di Marx e del suo amico Moises S., pochi lo conoscono, Moises S. è uno dei, se ricordo bene il nome, è uno dei colleghi di Marx, ed è pioniere del sionismo, nonché compagno di loggia di quel Levi, che fu il promotore del
del monumento Giordano Bruno. Insomma, come si dice, tu sei chi è? E qui finiamo.